voglia arrivi qui a Catanzaro, evidentemente di rilanciarti ancora di più dopo questo 18 mesi da vigente. Certo, certo, arrivo con tantissima voglia e spero di rilanciarmi ancora e di stare al più presto, di mettermi a disposizione del mister. Senti, il tuo acquisto è stato il primo acquisto di questo mercato del Catanzaro, è un segno evidente che il Catanzaro crede molto in te. Ci descrivi un poco che tipo di giocatore sei? Allora, io sono nato sempre terzino sinistro e ho fatto sempre la fascia sinistra, però mi trovo molto bene come quinto. Però posso fare pure il terzino, ossia a sinistra. Le ambizioni del Catanzaro si spera siano diverse di quelle che avevi ad Agrigento, naturalmente, inevitabilmente così è. Insomma, cosa pensi di questo Catanzaro e dove credi possa arrivare questo Catanzaro? Guarda, penso che è una squadra importantissima. Come squadra penso che possa arrivare tranquillamente a fare il playoff tra le prime cinque e me lo auguro e niente. Hai segnato sei stato il marcatore dell'Acragas nella partita che avete perso 3-1 qui a inizio ottobre. Che impressione ti aveva fatto il Catanzaro allora e che cosa stai vedendo di diverso visto che pure cambiano l'allenatore in questi primi giorni di allenamento con i tuoi nuovi compagni? Allora, il Catanzaro di prima era sempre la squadra forte, però con questo mister vedo che prova a giocare di più, c'ha molto più gioco e niente. Poi giocare qua a Catanzaro con tutta la gente che si fa sentire è una bella cosa. Senti, sei relativamente da poco in Italia, no? Sei arrivato da un paio di stagioni, naturalmente tante differenze rispetto a quello che il campo uruguaiano. Adesso dovrai insomma cercare di, dicevamo prima, di lanciare la tua carriera, immagino verso risultati ancora più prestigiosi, quindi una Serie C, e credo che insomma da questo punto di vista è importante anche il fatto che il Catanzaro ti abbia fatto anche un contratto con un'opzione per l'anno successivo, in modo tale che tu possa dimostrare insomma di poter far parte di questo progetto magari più ambizioso, no? Sì, certamente dipende da me adesso questi sei mesi dimostrare e dare il massimo di me per come hai detto tu, riuscire a fare il contratto per l'anno prossimo o fare il salto, voglio dire, di serie, no? Quando il Catanzaro a farsi sentire, ha dimostrato interesse nei tuoi confronti, ti sei sentito con Zanini, per caso che era già stato tuo compagno e ha fatto l'anno scorso, ha pensato come dello stesso passaggio, Acragas e Catanzaro, e che ti ha detto? Sì, io mi sono sentito sia con Zanini che con Riggio e niente, mi ha detto che è una squadra come gruppo, nel senso molto, molto unito, un gruppo molto, molto bravo e certamente non è una piazza importante non come l'Acras. Un'ultima cosa, nell'amichevole che avete giocato con la Berretti domenica sei stato provato anche terzo a sinistra nella difesa 3, come ti trovi anche in questo ruolo? No, mi trovo terzo in difesa, terzo a sinistra, mi trovo bene, solo che come ti ho detto prima io sono praticamente quinto, quindi l'ho fatto il terzo tante volte, però nasco quinto io praticamente. Esordio da rinviare perché Castellammare non ci potrei essere. Quanto ti aumenta la voglia di giocare con la Roma?
Tanto, tanto, tantissimo. Mi aumenta di tanto perché purtroppo sono squalificato, però volevo essere da subito cioè pronto per fare parte di questo gruppo e pronto per le scelte del mister, no?